Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati e benvenuti a questa settimana. Si fermano i campionati ufficiali FIT, ma non si ferma la Formula Open. Siamo in Francia, nel circuito delle Castellet, situato proprio a sud della Francia, nella mitica Costa Azzurra. E intanto vi vado a presentare, sì, a me, io sono Andrea Longagnani, in arte di Erlong 2110. Vi vado a presentare chi sarà con me questa sera in cabina di regia. Abbiamo le sapienti mani di Andrea Badolato, Fitandre. Invece per la direzione di gara, anche se sono fermi i campionati ufficiali, c'è il buon Ernesto Coppola, Mister X. Ciao Ernesto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Io non so se posso farlo, ma possiamo lanciare anche un inedito Real Hiroshi addirittura nella veste di commentatore e anche pilota questa sera. Non so se ci sente il buon Raffaele, penso sarà in giro, quindi non lo disturbiamo tanto. Dunque siamo qui a questo round, ultimo round dell'anno per la Formula Open. Vediamo già che i piloti, dopo che mancano 8 minuti e 9 secondi al termine delle qualifiche, sono già scesi in pista con una piccola novità: tanti piloti su gomma soft, tanti piloti su gomma media, quindi ci sarà un po' di incertezza per le prime fasi del Gran Premio con le strategie. Intanto vediamo che il buon Fabio, il surname, che ritorna anche lui su Formula Italian Team, è in pole position in 1:27.980. Grande ritorno anche per Danilo Vitetta, Fit Danix, commentatore, corridore l'anno scorso in Master League, che si ferma in 1:28.380 su gomma media. Stessa cosa per l'ultimo campione della Sport League, Dovi Power, in 1:28.850, anche lui su gomma media. Poi Scarso Nico in 1:29.684, Luca Inno, che penso sia anche lui al debutto su Formula Italian Team, in 1:29.966 su gomma soft. Arriva la conferma da praticamente l'uomo archivio di FIT, grazie Andre, anche Super Si. Ne hai visti tanti gareggiare in questi 11 anni ormai. Poi Giro Mix in sesta posizione in 1:35.521, anche lui al debutto. Poi come Super Simo Brian, che l'abbiamo visto sia quest'anno in Formula Open sia gli anni scorsi, come Michael Dunn, anche lui pilota che l'abbiamo visto sempre in Formula Open. Per Racchiale, altro debuttante. Poi mi fa grandissimo piacere rivedere Julius Reis, rivale di tante battaglie l'anno scorso in Prime League, dopo il suo intervento, l'operazione al ginocchio che aveva subito, è ritornato anche lui qui su Formula Italian Team. Poi Filippo, anche lui l'abbiamo visto tante volte in Open, ritorna l'ultimo. Stasera abbiamo un incredibile parterre di campioni, perché c'è Luni, Cristian Marcon, anche lui campione l'anno scorso in Prime League. Poi Matteo Profilo, Real Hiroshi e Overboost 16. Siamo, come detto, sul circuito di Le Castellet, circuito molto tortuoso, high-tech, se vogliamo utilizzare questa parola, perché ovviamente è un circuito di nuova generazione, lo si denota anche dalle vie di fuga ormai in tutte asfaltate, con delle bande colorate azzurre, rosse, dipende dalla zona della pista, che dovrebbero aumentare il grip delle vetture dove passano, quando passano, magari per un errore di traiettoria, un contatto al di sopra di queste strisce. Dal gioco non sembra, però quello la sua funzione, non è solo stilistica la situazione. Andre, tu che io adesso ti cito. Non si sente Andre. Quindi io stavo parlando da solo prima. Sì, nel senso, stavo parlando da solo in live, perché Ernesto, lo dico a te, poi magari puoi riportare le parole del buon Andre, intanto che siamo in qualifica, quindi magari
non hai tanto lavoro da fare. Dicevo, questi circuiti next gen, high tech, chiamiamoli come vogliamo, di nuova generazione, sono sempre sull'orlo del dibattito, perché a tanti non piacciono queste vie di fuga asfaltate, ritorniamo all'erba, poi c'è, sono tanti discorsi da fare. Cosa ne pensi su questa situazione? Allora, un circuito vecchio stile tipo Belgio, dove vie di fuga sono metà in ghiaia, metà in asfalto, soprattutto nelle zone nuove. Da alcuni piloti sono viste bene, altri preferiscono le vie di fuga in asfalto, perché sì, è vero, magari ti concedono di andare un pochino oltre i limiti. Però si evitano dei problemi che abbiamo visto negli anni passati, in cui una macchina si usciva di pista e andava nella ghiaia con una determinata carambola. Succedeva che potessero ribaltarsi, e sono state scelte le vie di fuga in asfalto proprio per evitare questo. Però ci sono punti di vista contrastanti tra gli stessi piloti della Formula 1 reale, che chi preferisce via di fuga in asfalto, chi preferisce via di fuga in sabbia. Personalmente preferisco le vie di fuga in ghiaia, perché ti concedono meno e devi stare molto più attento. Beh, anche in veste, di direttore di gara, ovviamente, se uno taglia. Non è per quello, perché proprio la via di fuga in asfalto ti senti più libero di osare, invece sapendo che hai la ghiaia all'esterno stai molto più attento. Intanto, dopo questo breve dibattito, che riportiamo anche alla chat, quindi fateci sapere la vostra, andiamo a leggere, intanto che mancano 2 minuti e 30, così almeno poi ci lanciamo sulle qualifiche, alcune domande fatte dalla chat. C'è il buon Christian07 Cialda che ci dice: ma come si fa a scegliere la scuderia? La scegliete voi o la scelgono i piloti? Per la Formula Open, che è un forum, un format dedicato ai nuovi iscritti, a chi vuole mettersi in gioco per provare poi a entrare in una scuderia ufficiale dei campionati ufficiali FIT, la scuderia viene scelta a sorte, così che almeno i piloti possano provare la vettura e provare il setup proprio appunto per questa vettura, anche se le formazioni, le prestazioni delle macchine sono pari, quindi, però qualcosina cambia. Abbiamo visto che di macchina in macchina qualcuno ha un po' più di sottosterzo, qualcuno ha un po' più il posteriore ballerino, quindi vengono scelte randomicamente. Andiamo in pista. Danix in 1:27:617, mi viene da ridere perché ce l'ha lanciata il buon Real Hiroshi, che è ai box. Sto calduccio qui, quindi osservo gli altri. Buonasera. Ma mannaggia. Intanto andiamo a vedere, perché c'è Fabio Surreim che si sta per lanciare con la sua Ferrari, anche Dovi Power con gomma media anche lui, quindi farà un secondo tentativo su gomma media. Anche Giulio Sris, che ha fatto un buono scatto ammorbidendo la gomma in 1:29:616, per ora in quarta posizione. Andiamo a vedere proprio Dovi Power, che sta arrivando alla chicane du Nord, la affronta, si lancia verso la Signe. Andiamo a vedere il settore 2 se si migliora. Rimane in linea, tutto sommato 0,45 millesimi dal suo tempo, non male comunque essere a un secondo due con questa gomma media. Ovviamente una gomma un pochettino più dura della gomma soft, magari è un pochettino più da gara, ma riesce a fare più passo. Tratto tortuoso nel terzo settore, vediamo come chiuderà il giro Dovi Power, poi andiamo a vedere Fabio Surname e anche Danix. Ci sono tanti che si stanno lanciando in questo momento. Arriva Dovi Power,
1.28.832, si migliora di 18 millesimi, rimane in terza posizione su gomma media, quindi ci sarà da stare attenti. Andiamo a vedere Fabio Sonneme che toglie 105 millesimi dal suo best, fatto segnare il giro precedente, quindi potrebbe essere virtuale pole per il pilota Ferrari. Bloccaggio dell'anteriore destra nell'ultima curva, si lancia sul traguardo. 1.27.516, buono il giro di Fabio Il Surname, che si porta in pole position provvisoria. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro che si sta migliorando. Io adesso sono su Julius Reis, che rimane tutto sommato in linea col tempo fatto segnare prima, con 35 millesimi di distacco. Vediamo, magari i debuttanti, arriva per Racchiale nel terzo settore, poi andiamo subito dopo su Julius Reis. Sta chiudendo il giro per Racchiale, il compagno di squadra questa sera per Fabio Il Surname, come detto debuttante sui campionati FIT. Si lancia sul rettilineo principale, spalanca la posteriore mobile. 1.29.109, si piazza in quarta posizione, arriva in questo momento. Attenzione, Giulio Salis si migliora anche lui in 1.29.203, il primo dell'umani, il buon Andre dice ovviamente. Là davanti comunque abbiamo un campione sport, un pilota ex master, un pilota che nella pre-season e nelle Formula Open che abbiamo visto fino adesso ha fatto vedere che il passo ce l'ha. Poi comunque dietro abbiamo Julius Reis, pilota Prime League, Scarso Nico, debuttante, buono, quinto posto anche per Racchiale in quarta posizione, Lucaino settimo, ottavo Matteo Profilo, nono Giro Mix, quindi tutto sommato bene anche i debuttanti, decimo Super Simo che chiude la top 10. Tanto Matteo Profilo, Giro Mix e Super Simo partiranno con gomma media come Dovi Power, poi Brian, Michael Dunn in dodicesima posizione, Filippo in tredicesima, Luni, Christian Marcon tredicesimo, col pad, incredibile, lui che guidava col G29, se non mi sbaglio, l'anno scorso. Sta aspettando che arrivi il volante, doveva arrivare oggi, non è arrivato. Mannaggina, non è colpa di Poste Italiane, questo lo voglio assicurarvelo. Overboost in 1.54, penso che abbia sbagliato il tempo, e poi Riali Rossi che non ha ancora fatto segnare un crono. Quindi vediamo, diteci dalla chat cosa vi aspettate da questa gara di Formula Open, come detto ultimo appuntamento dell'anno anche per questo format, come ripeto dedicato ai piloti che vogliono assaggiare quello che potrebbero essere i campionati FIT. Vi ricordo che trovate tutto su www.formulaitalianteam.com. Andre, questa sera il tracking c'è? No, non c'è il tracking, quindi non vi dirò che cos'è, scopritelo quando ripartiranno i campionati sempre in Francia a gennaio, quando ripartiranno i campionati ufficiali, quindi seguiteci sempre, anche perché vado a fare un po' di refresh di quelli che saranno gli appuntamenti settimanali e del mese per sempre su Formula Italian Team. Su Twitch ci sarà domani la Pandoro Race, una corsa ormai diventata storica nel panorama di FIT, perché è una corsa dove ci si scambia gli auguri, ci si diverte, quindi molto più chill, se vogliamo. Non ci sono penalità. Non c'è il Pandoro. Non c'è il Pandoro perché purtroppo siamo in tempi di Covid. Il Pandoro è Marco, mi dicono dalla regia, quindi non so se Marco sia in chat in questo momento, però molto bene, saranno presi per te, perché ricordo che l'ha detto Andre, io ripeto solo ciò che dice Andre, quindi purtroppo non si sente. Poi ci sarà il 23 l'inizio della seconda stagione del Formula 2 Invitation Tournament, con le vetture proprio della Formula 2 di quest'anno, quindi se siete appassionati di corse, se vi piace quello che facciamo noi, vi ricordo 22 domani Pandoro Race, 23 la Formula 2, con sarà l'occasione per vedere i cerchi da 18 anche nel virtuale, quindi non solo nella realtà, con la vittoria tra l'altro di Mick Schumacher quest'anno.
Poi il 27, 28 e 29 invece tutt'altra scena per andare a vedere cosa faremo su Rocket League. Ci sarà questo torneo appunto 28, molto for fun. 29 e 30. Attenzione. 28, 29 e 30, quindi attenzione, un colpo di scena. Sarà i fuochi d'artificio pre-anno, pre-fine dell'anno, dato che non si possono fare per le strade, li facciamo noi su Rocket League. Intanto è iniziato il giro di formazione per i 16 piloti che fanno parte dalla di questa gara, di questa Formula Open in Francia. Un circuito, come detto prima, molto tortuoso, specialmente il tratto del terzo settore. Questa curva che stanno percorrendo adesso, forse la più iconica, è la Signe. Curva molto difficile questa, doppia sinistra, si scala. Dimmi, Andre. Ok, il buon Andre. Il buon Andre, mi rivolgo a Flaminio che è moderatore in questo momento, vedo solo... Ah no, c'è anche Lopeschi, ciao Lore! Vuole fare un sondaggio, potremmo fare un sondaggio per la chat. Chi sarà, secondo voi, il pilota dei primi tre che la spunterà, ovvero Fabio Surnei, Danix o Dovi Power? Magari, o anche nessuno dei tre, può essere una... Può anche essere un outsider a vincere, non si sa, vediamo. Per ora la qualifica ha detto che questi tre sono di un altro pianeta. Vedremo la gara in questo momento. Io cosa vedo bene un as. Vedi bene un as? L'as ha riscattato il comando bevete ed attenzione verso fine gara, perché le strategie saranno molto interessanti. Have fun! Molto bene, molto bene. È arrivato anche il commento dai box. Dai box, dal cockpit della macchina, quindi solo noi, neanche le televisioni hanno questa situazione. Ma sta partendo il Gran Premio di Francia. Partono le vetture con un buon rilascio della frizione da parte di Fabio Surname, che riesce a mantenere la testa. Attenzione, perché là dietro ho visto un Alfa Romeo con una Williams ingaggiarsi subito. Ma buono lo spunto di Fabio Surname, che riesce a mantenere la prima posizione. Luca Inno sale in quinta posizione con le sue gomme medie, affiancato a Scarso Nico. Quindi vediamo Julius Reis. Attenzione, il contatto tra la Williams di Luca Inno e Julius Reis all'interno. Speriamo che non abbia riportato danni il pilota della Williams, solito The Sink che si ha sempre in queste sessioni. Andiamo a vedere, Perracchiale è partito abbastanza male, ha perso tre posizioni, può attaccarlo subito Giromix, la Racing Point si mette tutto all'interno, difende la staccata e la posizione in questo momento Perracchiale. Là davanti, attenzione, perché Danix è molto molto vicino a Fabio il Surname. Ricordiamo che Dovi Power è su gomma media, quindi vedremo quale sarà il ritmo imposto dal pilota McLaren questa sera. Vediamo cosa potrà succedere. Là davanti rimane un po' tutto cristallizzato, ovviamente i piloti sono tutti molto vicini per il momento. Bagarre davanti a Rialli Rossi, attenzione Super Simo, c'è Matteo Profilo che si è girato nel terzo settore. Hai visto cosa è successo, Ernesto? Ah, penso un sovrasterzo di in accelerazione. Molto bene. No, stavo dicendo che i sorpassi i distacchi erano tutti buggati. Intanto, a proposito di sorpassi all'esterno, Brian si prende la posizione in staccata di curva 1 su Giromix. Ottava posizione quindi per il pilota Renault. Attenzione anche Rialli Rossi. Incredibile battaglia con Michael Dunn. Si trova di fianco il suo passato, il pilota questa sera investi As. Attenzione, perché dietro potrebbe spuntarla Overboost su Michael Dunn. Tanto Julius Reis molto vicino al suo compagno di squadra. Vediamo se tenta un attacco alla chicane nord. No, decide di desistere il pilota Alfa Romeo. Oh, 3 secondi di penalità per Michael Dunn, il primo a ricevere penalità per troppi ammonimenti. Tanto andiamo a vedere
Com'è? Giulio Sorrisa all'interno, attenzione su Scarsonico. Ancora all'esterno, ci prova il pilota dell'Alfa Romeo, battaglia tra le due vetture italiane. Ancora all'interno Scarsonico, che si prende di nuovo la quarta posizione. Vediamo se all'ultima curva c'è spazio per Giulio Sorrisa. Emozionantissima la battaglia tra le due vetture dell'Alfa. Attenzione, perché dietro poi ci sono gli avvoltoi. Luca Inno con la sua Williams verracchiale, che vuole riprendere queste tre posizioni. Intanto il giro veloce l'ha fatto Dovi Power in 1.32.700. Attenzione ancora Giulio Sorrisa, che tenta un passaggio all'esterno. Esce molto molto lentamente, ovviamente, per aver forzato la staccata. Ma Luca Inno per adesso non sembra che riesca a passare. Vedremo, da questo giro ci sarà il DRS attivo. Quindi molto molto frizzante questo inizio di gara. Luni intanto, penso un errore per il pilota McLaren. Bandiera gialla, Super Simo girato alla fine del primo settore. Attenzione, perché Filippo può essere attaccato da Michael Dunn. Là davanti anche Perracchiale si gira. Anche Perracchiale. C'è stato un contatto. Ah, contatto con Luca Inno, penso, a questo punto. Sì. Overboost, quindi si porta in decima posizione. Rieli Rossi in nona. Con questi contatti, queste imprecisioni ovviamente di piloti che sono alle prime armi. Ma io, attenzione, Giulio è uscito malissimo. Luca Inno quindi, che tenta di passarlo all'esterno, desiste il pilota della Williams. Brian intanto su Giromix, grandissimo sorpasso. Attenzione, perché Giromix tenta di controsorpassare la Renault all'esterno di curva 1. Vedremo chi ha il DRS. Ce l'hanno tutti e due. Vediamo se potrà tentare un attacco in staccata di curva 1 il pilota Racing Point. Non ce la fa Giulio Sorrisa. Intanto attenzione ancora su Scarsonico, e Luca Inno perde in trazione la vettura. Peccato per lui, perché aveva gomme medie. Buona comunque la lotta ancora estenuante tra i due compagni di squadra, Giulio Sorrisa e Scarsonico. Vediamo se Giulio Sorrisa ha il passo per tentare almeno di ricucire su un fenomenale terzetto di piloti, Fabio il Surname, Fit Danix e Dovi Power. Intanto il sondaggio era finito con la vittoria di Dovi Power. Per la chat, Dovi Power che vincerà. Attenzione scosso! Aia! Però Giulio Sorrisa era un tuffo. Però Giulio Sorrisa, da pilota, diciamo, tra virgolette, navigato. Attenzione, perché è uscito male ovviamente Scarsonico, si mette all'interno della segna. Giulio Sorrisa non riesce a completare il sorpasso. Dicevo, da pilota navigato ovviamente ha corso un all'interno ancora. Attenzione Giulio Sorrisa, mamma mia, non c'è tempo per fare una considerazione, che questi due se le stanno suonando. Va largo Giulio Sorrisa, viene passato da Brian, che ricordiamo lui ha gomme medie. Quindi buona la gara per adesso di Brian. Attenzione, perché Giromix era arrivato vicinissimo a Giulio Sorrisa, che sbanda un po', e dietro Giromix c'è Rieli Rossi. Attenzione in tre free wind, vediamo chi la spunterà. Rieli Rossi saggiamente si mette dietro, ma Giromix prende la posizione su Giulio Sorrisa. Vediamo Brian con queste gomme medie cosa può fare. Subito attaccato al codone di Scarsonico. Attenzione Matteo Profilo, intanto passa Michael Dunn. Super Simo, 3 secondi per lui. Intanto dalla chat dicono, oh no, anche Scarsonico 3 secondi. Dalla chat dicono, qui dietro se le danno. Effettivamente è una bella gara per adesso. Attenzione Brian all'esterno col DRS, tenta il sorpasso su Scarsonico, ce la fa. Buono anche Giromix, anche Giulio su Giromix, ma ancora Giromix che riesce a prendere la posizione. Poi arriva Rieli Rossi e decide di prendersi due posizioni così. Ne approfitta della battaglia. Anche... sta arrivando anche arriva Overboost. Sì, esatto, arriva anche Overboost. Quindi sono in quattro, mamma mia. Quattro macchine, Giulio Sainz, contatto, e è partito anche un flap. Mamma mia. Ma
era, diciamo, la traiettoria che ha sempre fatto Giulio, perché l'abbiamo visto tante volte entrare lì all'interno. Forse Giromix non se l'aspettava. Peccato per Giulio, stava facendo una bella gara. Belle lotte. Intanto, se andiamo davanti, sì? In accordo con Fabio, vediamo quanto è usurata l'anteriore sinistra. È un po' come Spagna, che c'era l'anteriore sinistra strausurata, poi invece le altre gomme riuscivano a tenere. Vedremo quanto terranno queste gomme soft, saranno indicazioni importanti anche per le gare di Sport League e Prime League che ci saranno proprio alla ripresa dei campionati in Francia. Attenzione, Giro Mix, Overboost e Giro Mix, c'è un centrogruppo che se le sta dando di santa ragione, ci piace. Sta piacendo tanto anche alla chat. Bella, bella gara, bell'inizio di gara spumeggiante con i piloti abbastanza corretti nelle battaglie. Attenzione perché Giro Mix tenta un sorpasso all'esterno su Overboost. Attenzione perché i Roshi all'esterno della Signe si mette, tenta il sorpasso su Scarso Nico, non ce la fa. Vediamo se tenterà un sorpasso qui. Tanto interno con queste gomme medie, occhio perché Scarso Nico è molto molto piantato. Vediamo ancora esterno per i Roshi, proverà un incrocio di traiettorie. È uscito fortissimo i Roshi, che all'esterno si prende la quinta posizione. Offrirà tanto il DRS. Danix passa Fabio. Attenzione, forse errore del pilota Ferrari, perché c'è anche Dovi Power. Errore di Dovi Power. Attenzione ai box intanto. Scarso Nico e Giro Mix. Quindi Overboost passa in sesta posizione. Sette giri sono durate queste gomme soft. Vedremo se Fabio e Danix rientreranno al prossimo. Sì, sei giri. Sette giri per chi rientrerà adesso. Vedi che io penso sempre al futuro. Ma sto vedendo che alla soft sta soffrendo tanto di sottosterzo. Attenzione a Dovi Power, vicinissimo. Eh sì, Dovi è vicino. Staccata dalla chicane nord. Resiste ancora Fabio Surname, ma poi deve resistere. Questi stanno facendo, tra virgolette, il gioco di Danix, perché ha preso 2 secondi in questo momento. Intanto Giromix passa l'Uni, o Inul, se vogliamo dirla sinceramente. Meglio l'Uni, anche io ho detto sempre meglio l'Uni. Non so, ci raccontava l'anno scorso che, dato che lui era un giocatore da PC e lì si cambiano praticamente sempre gli ID, invece qua ogni volta che cambi gli ID sono 10 euro. Quindi non so perché l'abbia fatto sinceramente questa situazione. Ci scherzavamo sempre nei post gara. Intanto Fabio Surname ai box, Danix continua. Vediamo quindi quale sarà la strategia del pilota Ferrari. 3 secondi di penalità per l'Uni. Gomme dure per Fabio Surname. Tutto sommato, strategia classica. Tutto sommato la strategia dell'anno scorso, sì, non è cambiato nulla. Però vedendo il passo di Dovi Power, con la gomma media non è tanto più lento di Danix con la gomma soft. Non è stata tanto più lenta di Danix e Fabio. Considera pure che era stato bravo a tenersi in scia. E esatto, qui a scia fa tanto. Eh sì, perché ci sono due zone DRS molto lunghe, soprattutto il rettilineo del Mistral. Che io vi regalo questa chicca giocando da assetto corsa competizione. Attenzione, i Roshi intanto su Brian. Arriva lungo, ma ce la fa il pilota As questa sera, con Brian che prende anche 3 secondi di penalità. Ce la fa i Roshi, che da sedicesimo è risalito fino al terzo posto. Buona la sua gara fino al momento. E non lo dico solo perché ci sta sentendo, ma perché ha fatto veramente una ride. Attenzione perché sta ridendo. Attenta. Poteva sbagliare la staccata, invece no, è stato bravo, quindi molto attento il pilota As. Dicevo, vi regalo questa chicca su assetto corsa competizione con Danix che intanto va in box. Su assetto corsa competizione il Mistral non prevede la chicane nord, quindi la prima volta che ho toccato a Formula 1 2020 io ho tirato dritto come non so cosa e il gioco mi ha squalificato.
Beh, ma tu, cioè, su Assetto Corsa ci vanno al non c'è, perché nella 24 ore che fanno qui non serve. SD non c'è. Non si fa la chicane nord, è un unico rettilineo dritto. Esatto, esatto. Io, dato che ci avevo giocato parecchio quando era uscito Assetto Corsa competizione, quando ho toccato Formula 1 2020, ho provato Francia, ho tirato dritto, il gioco mi ha squalificato. Ho detto perché? E poi ho detto, ah, cazzo, Formula 1. Ops, scusate. Mi dissocio. Mi dissocio. Tanto scarso Nico. Passa Filippo in prima della staccata di curva 1. Buona per adesso. La prestazione di Scarso Nico ci ha fatto vedere tante belle cose, soprattutto molto pulito nei duelli che ha avuto fino adesso, lui che ha montato gomma media nuova. Quindi attenzione, per Racchiale 3 secondi di penalità. Tanto là davanti. Comunque, Fabio Sennheim è uscito. Danix è uscito molto davanti a Fabio. Un secondo e sei, io vedo in questo momento tra Fabio, sì, e Luke e Danix. Considerato il fatto che è entrato due giri prima, dovevo guadagnare di più. Danix ha messo gomma hard. L'unico che sta provando a cambiare qualcosa è Scarso Nico, che ha montato gomma media. Quindi vedremo se pagherà questa strategia. Tanto c'è ancora battaglia tra Brian e Real Hiroshi, con Brian che continua a rimanere lì sotto al secondo. Matteo Profilo ai box. Andiamo lui con gomme gialle, forse un danno per il pilota Racing Point. 10 giri su questa gomma gialla, vedremo cosa succederà, che strategia opterà. Gomma hard, vedo. Sì, gomma hard per Matteo Profilo. Quindi anche quest'anno media hard. Vediamo, intanto là davanti abbastanza cristallizzato la situazione. Invece Luca Inno sta per essere attaccato in questo momento da Fabio Sennheim, che è in zona DRS sul rettilineo del Mistral. Si va a prendere la sesta posizione con Danix che è dietro Overboost. Danix con gomma bianca nuova, mentre Overboost ha questa gomma gialla usata. Quindi vediamo cosa succederà, se il pilota Red Bull tenterà di ostacolare o comunque mantenere la posizione che ha in questo momento, oppure, e questo potrebbe agevolare il pilota della Ferrari Fabio Sennheim. Si entra nel terzo settore, tratto più tortuoso della pista. Ferracchiale dentro su Julius. Ferracchiale dentro su Julius Race. Tutte e due su gomma hard. Vediamo se Giulio tenterà un contrattacco alla Signe oppure Dovi gomma... Box. Dovi Box. Dovi Box, ovviamente lui aveva gomma media usata. Attenzione perché esce molto vicino a Fabio il Sennheim. E soprattutto tra Danix e Overboost, ma subito Dovi Power dentro su Overboost. Ovviamente in questo momento Dovi Power ha 3 giri di gomma, se non vado errato, più nuova di Danix. Sulla gomma hard non si sentono tanto, due comunque due. Non si sentono. Anche lui, anche Dovi è uscito davanti a Fabio. Sì, sì, sì. Comunque dicevo, su gomma hard due giri che tutto sommato non si sentono, anzi il buon Danix è riuscito già a portare in temperatura la hard. Vediamo se Dovi Power tenterà subito l'attacco. Tanto Fabio Sennheim prima della Signe porta l'attacco a Overboost, vediamo se chiude il sorpasso. Ce la fa il pilota Ferrari, quindi si mette a caccia di Dovi Power. Ginomix su Filippo. Giro mix con la sua Racing Point alla staccata della chicane nord, prende la decima posizione. C'è anche Matteo Profilo nelle vicinanze. Eh sì, un pacchetto di mischia a centro gruppo molto molto attivo. Questo fa piacere perché ovviamente per i piloti debuttanti
occhio perché è successo Hiroshi e Ulukain nei box. Per i piloti debuttanti, dicevo, non conta solo il passo per farsi notare dalla direzione di gara. È intanto a Matteo Profilo, attenzione perché è molto vicino. Dicevo, non conta tanto per farsi notare dalla direzione di gara, ma conta la pulizia di guida sia nei tagli sia nelle battaglie, per magari iniziare a fare qualche wild card nei campionati ufficiali. Tanto ai box anche Filippo. Real Hiroshi è uscito in sesta posizione, vediamo cosa succederà là davanti. Penso che farà un grosso undercut sia su Overboost sia su Brian. Tanto Super Simo si porta in 14ª posizione, ma sorpasso ai box di Filippo, che viene passato anche da Luni, che fa una grandissima spinnata, si ritira dalla sessione safety car virtuale col pad. Dopo che ti sei abituato a gareggiare con il volante, è veramente veramente dura riniziare, quindi un po' comprensibile questa situazione per il pilota questa serie MBST McLaren. Ricordiamo lui che è stato l'ultimo vincitore del campionato della Premier League. Tanta attenzione perché Brian 5 secondi di penalità ai box, ma con questa virtual safety car potrebbe perdere molto poco, quindi uscire davanti agli Ali Rossi. Intanto drive Filippo per drive Filippo through. Bisogna stare attenti. Ho sentito un verso dal cockpit. L'inglese che l'ho preso anch'io. Oh no, ah, oh no, sì. Incredibile, una penalità live, ragazzi, maledetta al pilota. Peccato, è maledetto questo Delta. Tra l'altro entrambi della Haas hanno preso. Non vorrei dire. Sono passati da Rockstar a concludete voi la frase ormai iconica di Gunther Steiner. In chi ha visto Formula 1 Drive to Survive, la serie Netflix. Dovi Power intanto molto Fabio Sonnini ha perso qualcosina con questa virtual safety car, mentre Dovi Power molto attaccato a Danix. Vedremo se ci sarà uno switch lassù in testa. Per il momento sembra rimanere questa sorta di tregua tra i tre piloti là davanti. Tanto non aveva perso tantissimo Brian, anzi era uscito davanti a Riley Rossi, quindi questa virtual safety car lo ha agevolato. Overboost vicino a Luca Inno e anche Julius Reis super racchiale, quindi attenzione perché oltre a Dovi Power molto vicino, spalanca l'ala posteriore mobile. Vediamo se tenta un attacco. No, desiste. Quindi andiamo su Overboost e Luca Inno. Riley Rossi ai box per scontare il drive-thru. Ha perso un po' di tempo Overboost in questo momento su Luca Inno. Vediamo a questo punto Julius Reis se potrà tentare un attacco alla staccata di curva 1, molto vicino a Perracchiale. Gli prende tutta la scia. Dovi Power passa intanto. Dovi Power passa su Danix, sul rettilineo nel Mistral. Molto bene per il pilota McLaren, anche lui ultimo campione della Sport League. Tanto ci dicono dalla chat, aboliamo sti affari, ovvero il pad per giocare a Formula 1. Il buon Fit Flaminio. Considerazione fatta sul ritiro purtroppo di Luni. Vediamo là davanti cosa succede se Dovi ha il passo per scappare. Ha già preso 7 decimi su Danix. Julius Reis è sempre attaccato negli scarichi di Perracchiale. Vediamo se tenterà un sorpasso qua alla Signa, è molto distante. Magari in trazione potrà uscire meglio. Dovi Power intanto 1.32.257, si prende il giro più veloce della gara fino a questo momento. Appena andato in testa, giro veloce.
incredibile, dove Power non ha perso il passo. Scarso Nico, altri 3 secondi di penalità. Buona fin qui comunque la gara dei debuttanti, perché Scarso Nico è quinto, Luca Inno sesto, Giro Mix ottavo, Perracchiale decimo. Non è male, non sono male questi ragazzi, hanno un buon passo per adesso. Filippo 3 secondi di penalità. Infatti un debuttante come Perracchiale sta tenendo comunque un pilota come Giulio Sales, che ha corso tutto l'anno scorso in Prime League, senza dargli uno spazio per tentare il sorpasso. Molto buono. Vediamo, là davanti Danix si è riportato sotto ai 3 decimi. Arrivano alla doppia destra. Si lanciano nel terzo settore. Mezzo secondo con Fabio Sorneme che tenta in tutti i modi di tentare di riprendere il DRS. Vediamo se si muove qualcosa. Ne ha veramente tanto di più Dovi Power nel misto. Vorrei abbia optato per un setup un pochettino più carico. Guarda quanto gli riprende tanto Julius Reis. 3 secondi di penalità, ma riesce nel sorpasso ai danni di Perracchiale, e si prende la decima posizione. Matteo Profilo sul suo compagno di squadra, ha molto attaccato anche lui. Un Giro Mix su gomma media, mentre Matteo Profilo, scodatona di Giro Mix, che è riuscito a tenerla. Grandissima tenuta della macchina della Mercedes Rosa da parte di Giro Mix, che poteva rischiare anche il muretto. Perracchiale 3 secondi di penalità. Sta facendo di tutto per rimanere negli scarichi di Julius Reis. Intanto là dietro è arrivato anche Hiroshi, che sta tentando di ricostruire la sua gara. Danix sempre 8 decimi. Giro Mix comunque è rimasto attaccato anche con quel... con quella leggera sbandata. Overboost sempre dietro a Luca Inno, perché stanno andando a riprendere Scarso Nico. Perracchiale dentro. Giro Mix si ritira, penso dopo la chicane du Nord. Safety car. L'ha detto con un tono diabolico il signor Hiroshi, questo safety. Addirittura i primi tre già erano passati sulla linea del traguardo, mentre Bryant ha deciso di continuare e scarso Nico va in box, anche perché aveva delle medie di 9 giri. Tanto e prende 5 secondi. Lunchito 1, che è un nuovo sub, quindi ti ringraziamo per la sub, per il supporto che ci dai Lunchito, dice di essere fan di Andre. Chi Andre? Fan di Andre Badolato. No, tuo. No, chi è Lunchito? Direi di no. È Luni! Davvero? Ma io che certo. Ce lo sapevo? Ma scusate, ma questo utilizza 30.000 ID diversi? Io cosa fa? Come posso sapere che è Luni? Lei non segue la chat, perché l'ha detto all'inizio. Ma perché se seguo la chat poi Andre mi dice che è un just chatting, quindi è un casino. Beh, per adesso per il momento però potremmo farlo già chatting, dato che c'è safety car e i piloti stanno rientrando in i box. Oddio. Sì. Chi? Perracchiale? Mamma mia. Io... scusate ragazzi, mi ho passato davanti tutta la carriera, non è stato un granché, però è stato incredibile. Questa Ai box Danix e box Fabio Sonnen. Questa, mi permetto di dire, non so chi ha seguito Milan Slavia Sparta Praga nel girone di Europa League, con Caressa che ha una svirgolata di un difensore della Sparta Praga, si mise a ridere.
No, aveva svirgolato, dice attenzione Liska, questo qua si chiamava Liska, attenzione Liska, aveva fatto una svirgolata alla Madonna e questo qua tranquillamente si è messa in caressa, si è messa a ridere, quindi mi è sembrata molto un déjà vu questa risatina copiosa. Allora, i primi tre hanno montato la soft, Giulio ha continuato con l'hard, mentre Brian si è fermato, anche lui ha montato la soft. Caressa detto arbate, ecco che parte a ridere, stanno dicendo, sta succedendo di tutto tra Lopensky, Luni e Flaminio. Ah, si sono svegliati di colpo. Hanno detto che se leggi la chat Andre morirà a ridere, quindi io non so se vuoi leggere, tanto non ti sentono, quindi... No, tu puoi dire quello che vuoi, noi no. Ripetere. No, no, non potrò ripetere, contraddire posso anche... Ne sentite delle risate, attenzione perché Hiroshi è subito incarnellato con Michael Danna. Non so se deve ridare la posizione. Ah, adesso vorrei sentire Hiroshi perché si è fermato il giro prima. Perché, signor Hiroshi, non si è fermato il giro prima? No, mi ero fermato il giro prima, non avevo selezionato la strategia, avevo montato la media usata, il che non, non era comodo ai fini. Lei è uno di quelli che si è portato una sola, cioè quattro rosse in qualifica. Io pensavo fosse la non la facevo. Io pensavo la fosse la laconica mossa Lopensky. Che da Lusa, da Austin ormai è intitolata a lui per smarcare la gomma, ma tu l'avevi già smarcata. Vediamo, ancora safety car, penso che si faccia ancora un giro sotto regime. La coda del gruppo è lontana. Quindi dica a Michael Dunn di muoversi, siete lontani. No, no, c'è ancora Filippo alla Chica Nord. Ah. Comunque, tre ritirati, Luni ovviamente come detto prima con il pad, quindi non tanta dimestichezza, purtroppo giro mix per Racchiale, due debuttanti, che fino ad adesso, io lo chiedo a Andre poi riporterò le sue parole, fino ad adesso comunque avevano mostrato grande pulizia. Per Racchiale giro mix. Sbagliato. Affermati. Io stavo vedendo che comunque, a parte i primi tre, c'era un gruppetto molto compatto. Oh, si sono scambiati la posizione diverse volte. Parte qualche contatto, vediamo pure in altre categorie. Tutto sommato si sono comportati bene uno vicino all'altro. Intanto il buon Lopez, che dopo credo mezz'ora di live, si rende conto che non si sente Andrea Badolato. Io ve lo voglio dire, non è nuovo a queste performance. Stava parlando male di te, Lore, il buon Andre, in questo momento. Ha detto, i nuovi sono più forti di Lopensky e tanti della Prime, quindi... Vabbè, non hai detto la novità. Attenzione, la safety car intanto rientra in questo giro. Dopo questo momento di esilarante cabaret, si ritorna in pista a fare sul serio. Tanto mi dicono che sono ubriaco. No, ragazzi, non è vero, non sono ubriaco. Ah, no, normale, l'alcol, mi dissocio. Mi dissocio dall'alcol. E in tutto questo Filippo non si è riuscito ad accodare. È un peccato, un gran peccato per Filippo, che comunque tutto sommato sta tentando di far chilometri. Ovvero l'avevamo visto in diverse open precedenti che purtroppo per qualche errorino di troppo andava poi a ritirarsi. Invece la scorsa open era riuscito a portarla a termine. Vediamo cosa succederà adesso. Si riparte quindi con Adobe Power, che arriva in questo momento all'ultima curva da gas, e riparte la gara con il cielo che sta diventando molto cupo sul tracciato di Le Castellet.
Vediamo per il momento Brian su Giulio Saris, si va a prendere la quarta posizione il pilota Renault. Vediamo se Giulio Saris tenterà una perché Giulio Saris non si è fermato. Sì, è rimasto con i Rossi intanto su Michael Dunn. Decima posizione per il pilota Haas. Sei riuscito ad accodare Filippo proprio all'ultimo. Meno male, almeno vedremo se riuscirà a fare qualche battaglia. Anche lui non si è fermato, perché lo vedo con gomma hard. No, non si è fermato. Peccato. Intanto scarsonico su Giulio Saris con l'alfa di scarsonico che prende 3 secondi e ha un flap danneggiato. Quindi botte da Orbi in casa Alfa. Attenzione perché sono... In quanti sono? In 6? Alla Signe. 10 macchine in una curva. Il Rush intanto passa Matteo Profilo. Che è proprio in quel gruppetto, attenzione perché Giulio Saris ha l'ala danneggiata. No, lui non ha l'ala danneggiata, solo le gomme hard. Chi ha l'ala danneggiata? Scarsonico davanti a lui. Matteo Profilo sta per sbinnarla. È forse un difetto della Racing Point. Allora, a sto punto, il difetto di quella curva che non puoi prendere il cordolo interno che parte in sovrasterzo. Tanto vediamo là davanti con Dovi Power che è riuscito a scrollarsi di dosso Danix a 1 secondo e 4 con queste gomme soft. Fabio Sonnemi invece attaccato al pilota della Williams questa sera. Là dietro intanto Giulio Saris penso che abbia tentato un attacco su Hiroshi. Hiroshi che adesso dovrà vedersela con Scarsonico. Vediamo se tenterà l'attacco. Molto probabilmente ci sarà l'attacco qui. Anche perché è uscito malissimo Scarsonico, complice il danno all'ala che ha. Si difende però bene, si mette al centro della pista. Vediamo se Hiroshi sceglierà l'esterno, poi interno. Attenzione, le finte. E ce la fa, grandissimo sorpasso del pilota Haas che si porta in settima posizione e tenterà di andare a riprendere almeno la quarta posizione. Dietro intanto di nuovo 60 vetture in una curva con le due Alfa ancora a darsi battaglia. Poi Michael Dunn anche, Matteo Profilo sta arrivando anche Super Simo. Attenzione, Giulio Saris all'interno del suo compagno di squadra che continua. No. Questa... Posso dire no? Sì, questa no. Ok, questo no. Purtroppo è stata, c'è da lavorare. C'è molto da lavorare. Dobbiamo capire, come dice il buon Andre. Attenzione, Fabio Sonnema a 3 decimi da Danix. Danix penso abbia un setup scarichissimo, o meglio, in trazione da tantissimi decimi ai suoi rivali, oppure è un setup scarichissimo, perché prende tanti decimi. Michael Dunn intanto altri 3 secondi di penalità. 3 secondi intanto Dovi Power da Danix, quindi... sì, sta volando Dovi Power, ovviamente... sapevamo che genere di pilota era Dovi Power, lo conosciamo tutti molto molto bene. Intanto Matteo Profilo su Michael Dunn si va a riprendere la posizione che aveva perso in precedenza. Intanto c'è un gruppetto di piloti che va da Scarsonico con l'ala danneggiata, poi di nuovo Matteo Profilo, Michael Dunn, Giulio Saris e si è aggiunto Super Simo. Vediamo se anche Filippo ce la farà per tentare di giocarsi l'ottava posizione. Lungo. E infatti Matteo Profilo ce la fa all'interno, poi tenta di nuovo un attacco. Scarsonico rimane all'esterno con Michael Dunn che tenta di attaccare il pilota della Racing Point all'interno. Oh no, rompe l'ala. Tamponata. Rompe l'ala Matteo Profilo. Questa comunque è inesperienza, si vede inesperienza, ci si lavora allenandosi su queste cose, anche perché il pilota davanti aveva l'ala danneggiata, ci si poteva aspettare. È entrato Michael Dunn all'esterno, buono il sorpasso sul pilota Alfa, ci si poteva aspettare che Scarsonico comunque a centro curva
non avesse tutta questa velocità, dato il danno all'ala. Fabio sul name, Fabio. Intanto su Danix, prima della Shikandu Nord, si va a prendere la seconda posizione, 3 secondi e 9 da recuperare su Dovi Power. Difficile, mancano 4 giri al termine. Ricordiamo che aspettiamo una sorpresa per il finale. Ci sarà una sorpresa, non sarà un Pandoro, perché Pandoro, eccola, sarà domani. È arrivata la sorpresa, ovvero la pioggia. È arrivata la pioggia, quindi vedremo se in questi 4 giri la pista si bagnerà oppure continuerà ad essere da gomme slick. Ah no, penso che si bagnerà, arriva troppo presto. Infatti già si vede le prime gocce sulla telecamera. Scarso Nico intanto ripassa Michael Dunn. Comunque, quello che c'è da dire su Scarso Nico, la manovra di prima non andava bene, però il fegato ce l'ha. Cioè con la rara rotta. Allora, queste gare servono pure a questo, a far capire dove sta l'avversario in pista, quindi meglio che se le danno adesso e poi capiscono come si sta in pista con gli altri. Vediamo cosa succederà quindi con questa pioggia a mischiare le carte nel finale. Intanto Dobby Power 4-9, ha preso un secondo nell'ultimo giro. Brian Bohn, quarto posto a 4 secondi e 7. Dai piloti che fanno totalmente un'altra gara. Ha 3 secondi di penalità, quindi in questo momento Luca Inno gli prenderebbe la posizione sotto la bandiera a scacchi. Comunque per un debuttante. Attenzione Matteo. Fa tanto piacere. Giulio. Matteo Profilo su Julius Reis. Si fa solo vedere. Di questi... Allora, Filippo ha messo l'intermedia. Filippo intermedia. Oh, attenzione, si è girato Michael Dunn. No, che peccato. E Dovi Power entra in box. Entra in box. Filippo, vedremo se farà un undercut. Ah, è entrato anche Fabio e Danilo continua. Tutti su gomme intermedie. Mi sa che Danilo ha sbagliato. Se Brian altri 5 secondi. Luca Inno 5 secondi. Super Simo. Simo Signo? No. No, Super Simo. 10 secondi, ho visto 10 secondi per taglio curva. Penso di Filippo. Va bene. Bandiera gialla nel terzo settore. Vediamo chi può essere. Vediamo una... Sì. Vediamo un'Alfa che era arrivata lunga. Non so se fosse Scarso Nico o Julius Reis. Danilo... Tanta fatica. Julius Reis prende la posizione su Super Simo. Ah no, deve ancora andare ai box. Tante posizioni perché anche il suo compagno di squadra è rientrato. No, Danix sta perdendo più di un secondo settore. E non riesce ad accelerare. Appunto. I Marshall lì in questo momento inquadrati se la sono vista brutta, perché si sono viste in Williams arrivare. Vediamo. Oh mamma. No, adesso è da intermedia. Overboost, ha perso tantissimo. Infatti Roshi è a 3 decimi. Dai Roshi. Se non fosse in parti direi Pado P. Però c'è Scarso Nico ancora con le gomme super soft. Cioè soft. Mamma mia. Over. Over si è girato, sì. Oh mamma. Sì. Dopo la segna 5 secondi di penalità. No, non stanno in pista come si... Luca Inno è arrivato nei confronti di Brian. Attenzione. Oh, lungo Brian. Quindi vediamo Luca Inno all'esterno. E c'è un flap. C'è un flap che vola. Aia. No, questo di nuovo diciamo no. Ho visto una sportellata. Lo spero, perché io ho visto una sportellata. Non l'ho visto, quindi
Tanto Danix è uscito dietro al suo compagno di squadra. Vediamo, è uscito fortissimo Lucain. No, vediamo se tenta l'attacco. Desiste. Tanto scarso di Koi Box. Rialli Roshi è dietro a Danix. Quindi attenzione, colpo di scena. 3 secondi per Fabio Surname. E anche per Overboost. Attenzione. Oh, oddio. Bandiera gialla nel terzo settore. 4 macchine in una curva. 3 secondi per Filippo. Direi anche che ci sono parecchie penalità per Grass e Box. Accelerazione di Grass e Box. È perché non è tanto bella la corsia dei box di Francia. Tra l'altro è a 60 km orari impostato. A cosa insulsa. Allora, posso dire una cosa? Oh, che adesso, com'è la pista in queste condizioni, non si vede l'ingresso alla chicane nord. Intanto, sì, errore di Luca. No, errore di Brian. 3 secondi per Danilo. Attenzione all'esterno, Hiroshi. Mamma, come l'ha tenuta Brian. Quindi quinta posizione per Hiroshi, che se rimane così sarà una terza posizione, quindi podio per lui. Andiamo all'ultimo giro di questo Gran Premio di Francia, con Danix che tenta in tutti i modi di passare Luca Inno. Ce la fa in staccata di curva. Uno arriva lungo. No, mamma, come tiene Luca Inno? Luca si stava girando. Vediamo, Giulio Stris è arrivato su Filippo. Poi dietro si sono un po' tutti allungati. Comunque gli unici due piloti che non hanno ancora preso la penalità sono Dovi Power, che sta andando a vincere questo Gran Premio della Formula Open di Francia, e Hiroshi. Tutti gli altri. Gli toglierei Hiroshi perché ha preso il retro. Vabbè, Sofia, com'è cattivo lei. No, sono preciso. Vediamo. Pignolo. Anche. Vediamo. Ultimo settore per Dovi Power, che torna alla vittoria su Fit in Formula Open. Scarso Nico, altri 3 secondi di penalità. Dovi Power sta arrivando, penultima curva. Ultima. E Dovi Power vince il Gran Premio di Francia di questo ultimo appuntamento annuale con la Formula Open, con Hiroshi a 67 millesimi da Luca Inno. In tutti i modi cerca di passarlo Fabio Surname secondo, terzo Danix, ma non si sa. Hiroshi su Inno alla penultima curva. Danix passa terzo sul traguardo con un errore che gli è costato caro rientrare più tardi di un giro. Ma poi schianto dell'eroe per Rialli Roshi, che arriva in terza posizione. Quarto Luca Inno, quinto Danix. Oddio, c'è stata una tamponata di una Renault sull'asse incidentata di Roshi. Quinto Danix, sesto Brian, settimo Overboost, che arriva in questo momento. Super Simo ottavo. Nono Giulio Sorace, che è riuscito Filippo in top 10 per il momento. Purtroppo, peccato per le penalità. Ma conta la pista questa sera. Bravo Filippo, certo, perché è arrivato in top 10 e succede di tutto dopo la linea dei box. Matteo Profilo in decima posizione, undicesimo Filippo, dodicesimo scarso Nico, tredicesimo Michael Dunn. E miei colleghi, gara che ovviamente ce l'aspettavamo con un Dovi Power, Fabio Surname e Danix fino all'errore di non rientrare, è stata molto molto bella a centropista. Qualche cucuzzina ancora da smussare nei nuovi arrivati, però con calma, questo format è proprio adatto a loro. Beh, Andrea, un po' ti wonder. Allora, Andre dice che è stata una bella gara. Sembra un traduttore, il traduttore delle interviste.
Andre dice che è stata una bella gara e vedremo cosa succederà. Questo è il sunto. Poi Ernest invece? Sì, sì. E i primi tre erano fuori categoria, lo sapevamo. Ernesto? Beh, no, ripeto quello che ho detto prima. Parte i primi tre che sapevamo facessero una gara a parte. Più che altro era per vedere a che livello tornava Danilo, visto la sua inattività. Per gli altri li ho visti tutti in gruppone. C'è qualcosina da smussare nei duelli corpo a corpo, però ci si può lavorare. È importante che si impegnano e continuano ad allenarsi con questa noce. E signori Rossi, lei ci dice qualcosa sulla gara? Com'è stata viverla e commentarla? Vabbè, commentarla. Errori in alcuni altri, in altri invece molto molto soddisfatto. Si stanno comportando bene, molti stanno crescendo bene, quindi più che felice di vederlo anche domani nella Pandoro, nella Formula 2, nei tanti eventi, quindi bravi tutti. Comunque voi dite i primi tre, io sono rientrato tra i primi tre, però non mi sento fuori categoria, quindi bisogna specificare il momento, i primi tre tranne l'ultimo giro. I primi tre sul traguardo, ecco, mettiamo così. Molto bene, allora io direi che siamo in conclusione. Vado a ricordarvi per l'ultima volta i nostri appuntamenti settimanali e non domani, quindi il 22 dicembre la celebre Pandoro Race con tre gare al 25% con le vetture del 2010, una bella iniziativa proprio per il fatto che i campionati FIT sono iniziati nel 2010, non c'è tanto materiale, qualcosina cerchiamo di fare, una rievocazione storica del primo anno di campionati FIT, quindi mi raccomando seguiteci domani sera. Poi il 23, il primo round del secondo anno del Formula 2 Invitation Tournament, organizzato proprio dal signor Hiroshi qui presente. Ci saranno due gare al 50%, quindi Future Race e Sprint Race, con il tentativo unico in qualifica. Una novità saranno i cerchioni da 18 delle Formula 2. È un torneo for fun che però fa divertire tanto i piloti, e soprattutto alla fine dell'anno scorso abbiamo visto anche un buon livello in pista. Per finire ci saranno il 28, 29 e 30 il torneo di Rocket, quindi rimanete sintonizzati sia domani che dopodomani per scoprire novità e altri dettagli del nostro torneo organizzato da FIT proprio su Rocket League. Chiunque sia all'ascolto vuole partecipare, l'iscrizione è totalmente libera, basta registrarsi su www.formulaitalianteam.com e digitare il proprio ID PSN per iscriversi al torneo. Io vi ringrazio Ernesto Coppola, Mister X, per avermi dato una mano sia nella telecronaca sia per i giri richiesti, ovviamente. Grazie Ernesto. Grazie a te Andrea, buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie anche ad Andrea Badrato che saluta tutti dicendo che bisogna ancora capire diverse cose, perché quindi vi dà la buonanotte. Ringraziamo anche Hiroshi che è rimasto in party con noi, grazie Raffa. Saluti, buonanotte a voi, grazie per averci fatto divertire. E grazie a tutti quanti voi che siete rimasti fino a adesso a seguire la nostra live, e vi raccomando, questo lo prendo da Hiroshi, a nonna presto solo se FIT non è in live. Ciao 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 ciao.